È stata una delle vicende di cronaca più spaventose e misteriose degli ultimi 30 anni. Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, di 7 e 10 anni, erano due bambine di Ponticelli, quartiere della periferia orientale della città, uccise barbaramente a luglio del 1983 nei pressi del rione Incis. La scuola che frequentavano, l'88esimo istituto comprensivo statale De Filippo in via Madonnelle, ha scelto di mantenere vivo il ricordo ed intitolare a loro la sala multimediale. All'inaugurazione, insieme a bambini, genitori e insegnanti, hanno partecipato anche il sindaco Luigi De Magistris e la giornalista Giuliana Covella, che alla storia ha dedicato il libro L'uomo nero agli occhi azzurri. È una brutta storia di 30 anni fa, una storia che tutta la città di Napoli si porta dentro, purtroppo, che non si può dimenticare, perché il sacrificio di due bambine innocenti tocca tutti noi in prima persona. Da cronista ho cominciato a leggere le carte, faldoni di atti giudiziari che mi hanno portato a farmi un'idea diversa da quella che era stata scritta circa 30 anni fa dai giudici. E quindi presumibilmente diciamo che la verità processuale non corrisponde a quella storica effettiva, ed è questo che stiamo cercando insieme ai giudici, agli avvocati, di dimostrare, per fare giustizia soprattutto per queste due bambine e forse anche per tre presunti innocenti che hanno scontato 27 anni di carcere, probabilmente non essendo colpevoli. Anche io ho un ricordo nitido, avevo 17 anni, quindi è importante ricordare. Ricordare perché episodi di quel tipo si ripetono e si possono ripetere. E quindi bisogna stare molto vicini alle persone più deboli, come i bambini, come le donne, e quindi ricordare anche oggi la costituzione di parte civile contro il femminicidio, ricordare le reti di solidarietà che bisogna mettere attorno ai bambini e ai più deboli. E poi è molto bello vedere una scuola che ricorda i propri figli e i propri alunni. E ci auguriamo che questa sollevazione nel ricordo possa servire affinché fatti come quelli non accadano mai più. Al sindaco De Magistris gli alunni delle ultime classi dell'istituto hanno rivolto alcune domande ed espresso i propri desideri. Desideriamo di continuare a sostenere le nostre battaglie quotidiane ed aiutarci sempre concretamente nella costruzione di un quartiere dove sia possibile vivere serenamente. Grazie di cuore e ancora benvenuto tra noi. Presenti all'evento anche la presidente della sesta municipalità Anna Cozzino ed i rappresentanti di associazioni e forze dell'ordine.